Ciao a tutti, ancora sono Kim Michaud perché il dottor Flendel e anche il Beppi Paia è ancora al mare a Riccione e fa le ferie lì all'hotel Acqua Marina della Gabriella. Ciao Gabriella, sta attenta, mi raccomando, bisogna che tendi a sti chi, perché sti chi te mangia forte tutto il gnocco fritto e fa e ti sparpaglia tutta quanta anche le cose gratinate. E non sta a far che vedere la piadina con squaccherone e la rucola per chi te mangia su tutto. E ho scritto impressa una storiella. Adesso, se vuole, ve la leso anche su. Non so perché, ma ultimamente mi emoziono quasi per niente. Sono diventato massa vecchio, sono rinco, come dice il voce a Didancoi, o quel che da fuori è rimbambito del rio che mi sono alla mia porta. Fatto sta che basta una monada qualsiasi e subito mi vedi quasi da piangere. Mi emoziono quando vengo su da casa a pè, attraverso i giardini Michaud, la mattina presto, quando un giro non c'è nessuno. Mi guardo intorno, a quell'ora lì, arco, la massa bella. Guardo l'accesa dal dedrio e scomincio a vedere la costa. Subito te vedi il castello tra l'accesa e i querti del municipio del Marchetti. Pian pian il sole il batte sugli olivi sopra le case del Frasem. Che sensazione che provo, quasi una flebo di contentezza. Avevo mai provato a fare i primi scalini della costa, andando su dal vico del Bettinazzi a quell'ora lì, arrivai sopra i coerti del San Stefano e sentì l'orologio del campanile che batte le ore. Sentevo sulla prima banchetta che trovai e restai lì, pianin, una decina di minuti, a ascoltare il silenzio che c'è. I sgrisoi, zo per la schiena, e scominzia a fare effetto. Vi trovai dopo alla fine del sentiero che dalla costa porta al castello. Intorno olivi, ginestre, margagnani in fior, aria buona e un profumo che ti ciappa per il collo. Perché non è dentro per arco di sera, le botteghe le serate, meglio ancora se n'è d'inverno. A me mi vei la pelle di gallina a pensare. Passai dal vico Levantino verso Sant'Anna. Non passa un'anima, sei voi soli. Qualche gatto attraversa di corsa la strada, nient'altro. Ve fermè e se sei fortunato senti anche il profumo che vai fuori da qualche cosina e dove da cena gli ha fatti un blet. È un groppo a stomaco. Quando è l'ultima volta che gli avevi mangiato? E provè a passare sul dos e fai il giro di Stranfor. Guardai dentro il muro dell'arciduca, tornai zo da l'ome. Ve par di essere diventati come i bocci che da lì veniva zo con i carrettini di legno. Luci basse, zalde, meglio che nei film dei Fellini. Far la ciclabile di sera per la muleta, guardai la croce sul colore illuminata, ve girai per la chiesa di San Martino. Una bellezza dei cavalieri, come diceva Stiani. Ma dove pensi di trovare un posto meglio di questo? In silenzio, rotto sol da qualche macchina che passa su via Santoni. Te puoi andare in giro da ti sol, parlare tra ti e ti, nessuno ti ciaperà mai per mat. Ma chi è che ha messo insieme tutta sta roba qui? Pensa che sta sensazione qui la medura da una vita. Quel che l'è che mi succede andando in giro per il mio paese, per arco, non ho vergogna di dirvelo. Sono te patetico? Forse sono tagliato fuori a quei tempi che corre? Il fatto è che sono innamorato del mio paese, fin da quando neve ma scola con i dinocci sbrugnai. E mi ha detto che quando te parli di arco e del tuo paese, non te puoi farti venire le lacrime agli occhi. Adesso me ne viso una adesso. Mi sono stato con te lo stesso, voi almeno, bella piaciuta, da me, da Telegarda Trentino, alla prossima. Tanti saluti.